Buongiorno, sono Francesco Randazzo, già insegnante di chimica, autore da anni per la Mondadori Education insieme a Stroppa per libri riguardanti proprio la chimica e anche la fisica. No. Oggi la nostra conversazione avrà come tema le competenze, queste competenze che sembrano che abbiamo intitolato competenze sconosciute, ma in effetti tanto sconosciute non sono, lo vedremo tra poco. Voi sulla destra troverete un form che vi permette di inserirvi, no, con domande, eccetera, eccetera, e in basso una rotella che vi permetterà di visualizzare nel migliore dei modi le cose, tutto quello, la visualizzazione. Le competenze queste sconosciute, vediamo in sommario, partiremo da una didattica per competenze e arriveremo a problematiche varie. Mi scuso per la voce, ma purtroppo è bassa e a Milano oggi fa freddo. E partiamo da una frase, l'abitudine a penetrare la materia, a volerne sapere la composizione e la scrittura, a prevederne le proprietà e il comportamento, conduce al desiderio costante di non fermarsi alla superficie delle cose. Fra poco vi dirò di chi è questa frase. È di un chimico scrittore, è noto per il suo capolavoro, Se questo è un uomo, ed è Primo Levi. E allora scrive in una sua altra pubblicazione, La cui mestiere, che è tipico di chi lavora con la chimica e quindi di chi anche insegna chimica, penetrare la materia, non fermarsi mai alla superficie delle cose, ma andare dentro le cose, dentro le cose. Questo è una delle caratteristiche di una didattica per competenze che non si ferma ai contenuti, ma penetra i contenuti, va dentro per, no, ottenere anche e far acquisire agli studenti abilità e competenze. Ecco, Primo Levi, perché una didattica per competenze? Ci sono vari motivi. Il primo, io vi accenno soltanto, vi commento un po' soltanto il primo punto. In una società liquida caratterizzata da sapere e saper fare in continua trasformazione, contano sempre di più le abilità e ancora di più le competenze. Società liquida è una definizione di un filosofo, Bauman, qualcuno di voi lo conoscerà, e praticamente sottolinea questo filosofo come lo sviluppo di saperi e saper fare, lo sviluppo e la trasformazione, il cambiamento continuo, che è tipico degli ultimi 50 anni della nostra realtà sociale, culturale, eccetera, dovuta soprattutto, attenzione, a uno sviluppo scientifico tecnologico, ha portato sempre di più a cercare di far acquisire abilità e competenze alle persone, perché i contenuti si dimenticano nel tempo, invece le abilità e le competenze rimangono e servono per acquisire nuovi contenuti, nuove abilità, nuove competenze. Ecco, però attenzione, non vanno sottovalutate le conoscenze. Ecco perché le competenze si raggiungono partendo da contenuti e nel nostro caso vedrete partendo da contenuti disciplinari, contenuti chimici. Ecco, i contenuti sono sempre i mattoni per la costruzione di una cultura chimica. Però attenzione, sono i mattoni, però non bisogna effettuare solo un accumulo di contenuti, ma unirli a conoscenze, abilità e competenze. Questa unione di conoscenze, abilità e competenze è una relazione sinergica, cioè dire il risultato complessivo è superiore alla somma degli apporti forniti dai
dalle singole conoscenze, dalle singole abilità, dalle singole competenze. Ma io direi che dobbiamo però cominciare a specificare in fondo che cosa sono le competenze. Abbiamo decine di definizioni di competenze. Una definizione generale che a me piace tanto è la seguente: sapere scegliere, utilizzare e padroneggiare conoscenze e abilità in un contesto determinato per impostare o risolvere un problema per raggiungere un obiettivo. Ecco, è importante sapere scegliere. Ecco, quindi c'è una questione da parte dello studente di scegliere conoscenze e abilità che servono per raggiungere un certo obiettivo. Padroneggiarle, io metterei prima padroneggiare che utilizzare, padroneggiarle, essere sicuri, ecco, essere sicuri e utilizzarle. Dove? In un contesto determinato. Ecco, sulla questione dei contesti, ecco, tanti pedagogisti, didatti hanno dei punti di vista diversi. Io direi un contesto determinato, un contesto legato un po' a quanto si è fatto nelle attività scolastiche, quanto si è realizzato. Certo, andando avanti nel corso, possiamo invece di parlare di un contesto determinato, parlare di nuovi contesti, no? Ecco. Però ricordiamoci bene che dobbiamo andare con l'insegnamento, e i corsi di chimica del biennio in genere sono di un solo anno, massimo 2 anni, ma in genere di un solo anno, e dobbiamo andare gradualmente. Quindi una prima fase di applicazione di questa didattica per competenze, io direi soltanto di utilizzare la formula, la definizione semplificata. Sapere utilizzare conoscenze e abilità in un contesto determinato, cioè dire niente scegliere, niente padroneggiare, diamo le informazioni, le dà l'insegnante, no? E padroneggiare ancora non si può pretendere, e dopo vediamo un po', cominciamo a far abituare gli studenti ad utilizzare queste conoscenze e queste abilità. E almeno per i primi 2 mesi di corso, diciamo. Ma a questo punto sorge un'altra questione. Stiamo parlando di abilità e competenze. Ma che cosa sono le abilità? E qui, insomma, anche qui ci sono molti punti di vista, perché sia le abilità sia le competenze sono dei saper fare. Ecco, però, come facciamo a distinguere le abilità dalle competenze? Non esiste, diciamo, una linea di demarcazione netta tra l'una e l'altra, e alcune volte no, siamo lì, insomma, nel valutare, cioè, abilità o competenze. Anche qui cerchiamo di avere una definizione come riferimento. L'abilità è un saper fare che richiede poche conoscenze, o comunque conoscenze che siano semplici o facili. Esempi. Sapere effettuare una semplice operazione sperimentale, per esempio una filtrazione, noi la possiamo inserire tra le abilità. Però se chiediamo allo studente di individuare quali sono le tecniche di separazione migliore per ottenere componenti di un miscuglio e utilizzare queste tecniche, ovviamente qui entriamo nel campo delle competenze. Un esempio di tipo teorico, la densità. Se diamo noi una massa in grammi, un volume in centimetri cubi, diciamo allo studente di calcolare la densità, è chiaramente un'abilità. Però se già cambiamo qualche unità di misura, per esempio i grammi, in quintali, insomma, e chiediamo il calcolo della densità, cominciamo ad avvicinarci sempre di più alle competenze. Se infine noi chiediamo di applicare delle formule inverse, e inoltre chiediamo agli studenti anche di fare delle equivalenze di unità di misura, siamo chiaramente tra le competenze. Quali tipi di competenze conseguire alla fine del biennio? Ma direi due tipi di
di competenze, competenze disciplinari e competenze di cittadinanza. Le competenze disciplinari sono quelle legate ai singoli capitoli, alle singole unità didattiche che si effettuano in classe e contengono contenuti e abilità di quella unità didattica, di quel capitolo, diciamo, e è qualcosa di capitoli precedenti. Si possono ovviamente si possono rilevare man mano che si va avanti e si conclude l'unità didattica, il capitolo. Competenze di cittadinanza sono invece, no, quelle che noi andiamo a verificare dopo un bimestre, un trimestre, un quadrimestre, senz'altro verso la fine dell'anno scolastico, perché comprendono, no, sapere e saper fare contenuti e abilità riferite a più unità didattiche e sono ovviamente, si fanno delle verifiche con esercizi più impegnativi. Alcune competenze disciplinari, risolvere problemi, osservare e interpretare, risolvere problemi ovviamente l'abbiamo sempre nella chimica, comunicare, problemi sia numerici sia non numerici, comunicare, collegare e mettere in relazione, imparare. Qualche esempio, uno di comunicare, scrive un brano sintetico impiegando tutti i seguenti termini. Composti, criteri di purezza, cromatografia, distillazione, sostanze pure. E insomma, siamo legati agli argomenti sostanze pure, sì, tecniche di separazione dei miscugli e così via. Ecco, richieste del genere fanno migliorare molto la comunicazione scritta dello studente e attenzione però, e non dobbiamo fargli scrivere no, pagine e pagine intere, no, ecco, ma non dobbiamo fargli scrivere la storia delle guerre puniche, ma dobbiamo limitare a un stabilire dei limiti di righe, in modo tale che acquisiscono anche la capacità di una scrittura, di una comunicazione scritta sintetica. In Italia abbiamo tanto bisogno di acquisire capacità, questa competenza di comunicazione scritta sintetica. Uno di osservare e interpretare, ecco, si prende come riferimento lo ione bisolfato, ecco, questi sono ripresi da alcune mie pubblicazioni. In particolare da Chimica, Alimenti e Sostenibilità, seconda edizione, e anche da Chimica per il nostro futuro, seconda edizione anch'essa. Ecco, questo è interessante perché osservare non soltanto bisogna prestare attenzione all'osservare la natura, la realtà quotidiana e così via, ma anche, per esempio, nel caso della chimica, le formule. Questa è una formula gli studenti trabocchetto, perché parlando di questa teoria di acidi e basi abbiamo un idrogeno. Allora lo studente più sprovveduto è portato a dire un acido perché c'è l'idrogeno e quindi cede lo ione bisolfato, l'idrogeno, il protone, e invece essendo un acido diprotico alcune volte si comporta da acido, alcune volte si comporta da base. Ecco, passiamo ora alle competenze di cittadinanza, abbiamo detto quando vanno verificate. Attenzione, vorrei aprire una parentesi. Non ha senso, andare a cercare competenze, cercare di realizzare competenze non verificabili. Dobbiamo puntare a competenze che sono verificabili, il più possibile ovviamente con i contenuti disciplinari che noi trasmettiamo. Ecco, quindi le vere competenze sono quelle che si possono verificare.
aiutano gli studenti a sviluppare competenze per una cittadinanza consapevole, attiva, critica e partecipativa. Si chiamano anche, vengono chiamate anche competenze di cittadinanza attiva e consentono una partecipazione attiva dell'individuo alla vita della società, mettendo le condizioni di realizzare un proprio progetto di vita, quindi l'aiutano a migliorare, a crescere come persona e nello stesso tempo, però non si limitano alla crescita, alla sua crescita come persona, ma devono contribuire alla trasformazione dei contesti sociali, territoriali e ambientali all'interno dei quali vive. Attenzione, quindi, molto importante per discipline come la chimica, per discipline scientifiche in generale, sottolineare anche la trasformazione ambientale. La chimica, come tutte le discipline scientifiche, non solo non possono oggi trascurare grossi problemi che affliggono il nostro pianeta, che vanno dall'incremento dell'effetto serra che determina cambiamenti climatici, dall'inquinamento e così via. Ovviamente a queste competenze di cittadinanza noi cerchiamo di dare un contributo importante, però sono molto trasversali, cioè non coinvolgono più discipline scientifiche e molto interdisciplinari, perché coinvolgono anche altre discipline, no? Storia, geografia, anche lettere, se vogliamo. E allora ricordiamoci che comunque nella maggior parte degli insegnamenti scientifici del biennio, chimica, fisica, biologia vengono inserite in un contesto di scienze integrate, per cui insomma la trasversalità dovrebbe essere pane quotidiano. Alcune competenze di cittadinanza: individuare relazione fra molteplici aspetti, cooperare ed elaborare. Individuare relazione, è un esempio, è questo, costruisci una mappa, sempre tratto dalle pubblicazioni di cui vi ho detto. Costruisci una mappa concettuale che colleghi e mette in relazione gli aspetti energetici e cinetici delle reazioni chimiche. Ecco, individuare la relazione tra molteplici aspetti. Qui abbiamo aspetti energetici e aspetti cinetici. È opportuno che la mappa vada oltre la chimica, per i motivi che abbiamo già detto, comprendendo anche aspetti di altre discipline scientifiche, unitamente a riferimenti alla realtà quotidiana e alla sostenibilità. Sì, è molto importante, quindi si richiede anche, no, l'aggancio ad altre discipline. No? Aspetti energetici portano alle reazioni enzimatiche, aspetti cinetici, oltre a questo aggancio all'enzimatico, gli aspetti energetici portano a combustione, combustibili fossili e così via, quindi con molto riferimento alla realtà quotidiana e alla sostenibilità. Ecco, attenzione, come abbiamo detto poco fa, nel momento in cui noi vogliamo ottenere degli obiettivi, delle competenze di cittadinanza che sono quelle più vicine alle linee guida che proposte dal Ministero, dobbiamo non solo descriverli, ma portare gli studenti a fare degli esempi, dare delle soluzioni che vengono inquadrati nella sostenibilità ambientale. E un altro esempio importante, un altro quesito importante, molto vasto, ma cerco di essere veloce. Quotidianamente nei media si parla delle relazioni esistenti tra inquinanti, salute dei cittadini, sofferenze dell'ambiente naturale, riduzione della biodiversità. Vedete quanti argomenti abbiamo messo assieme, che è molto completo. Documentate anche online in un gruppo di lavoro, ecco la cooperazione, sui più recenti articoli riguardanti questi argomenti, riportando ricorrenti dati, in particolare qui si riferisce alle concentrazioni. E infine stende una relazione, e quindi ecco l'elaborazione e la stesura di una relazione, non rinunciando al confronto,
tra inquinamenti, utilizzando ampiamente tabelle, grafici e vari tipi di diagrammi, quindi utilizzando delle competenze e delle abilità, no, precedentemente ottenute. Quindi questo, diciamo, è un po', il summit, no, di queste verifiche di competenze e cittadinanza, perché andiamo a verificare tante, tante cose. Le super competenze di cittadinanza, ecco, altro di sé, saper risolvere problemi, insomma, diciamo, va da sé, chimica, risolvere problemi, ne abbiamo già accennato, è quasi un fatto fisiologico. Certo, quelle di cittadinanza sono più impegnativi di quelle disciplinare, di quelle delle competenze disciplinari. Acquisire gli elementi fondamentali del metodo scientifico sperimentale, questo è. È un compito prettamente delle discipline scientifiche da esportare anche ad altri campi. Ormai tantissimi campi dello scibile umano tendono ad avere un approccio scientifico ai vari saperi, una scientificità di approccio alla conoscenza. Individuare soluzioni sostenibili, ne abbiamo già parlato. Cosa succede? Questo tipo di didattica porta ovviamente a delle trasformazioni, e anche dell'insegnamento, l'abbiamo già detto direttamente tra le righe, ma anche del ruolo dell'insegnante. È un ruolo dell'insegnante che non è più soltanto un comunicatore di contenuti, ma che fornisce soprattutto strumenti di apprendimento. È un modo comunque di valorizzazione della professionalità insegnante, purtroppo tanto poco riconosciuta, perché l'insegnante assume un ruolo propositivo e creativo. Non è più l'insegnante che rispetta il programma ministeriale, ma l'insegnante che programma veramente, nel senso che sceglie i contenuti, sceglie le abilità per il raggiungimento di competenze. Ripeto ancora, però, ecco, da non sottovalutare né i contenuti né le abilità. E un'altra conseguenza notevole della programmazione è che, insomma, bisogna fare delle scelte. Non possiamo noi pretendere, in una didattica per competenze, di fare un numero di contenuti uguale a quello che si svolgevano in un corso diciamo, tradizionale di chimica, insomma, di 30, 40 anni fa e così via. Ecco, perché in effetti sulle competenze, come vi dice, non sono in effetti qualcosa di nuovo per voi, no? Non sono queste sconosciute di cui provocatoriamente ho messo nel titolo, ma perché già quando voi facevate e continuate a fare una programmazione per obiettivi, in effetti vi erano degli obiettivi metodologici che in effetti erano di abilità e competenze. Questo processo di avvio di obiettivi metodologici e ora di competenza parte, qualcuno di voi forse si ricorderà, dalle sperimentazioni mini e maxi che ci sono stati negli anni 80-90, dall'IGEA, al Deuteri e così via, che hanno valorizzato molto le competenze, in effetti. Venivano chiamati obiettivi metodologici, ma erano competenze. Ora no, le conosciamo come competenze, nel senso che facciamo un tipo, diamo uno sviluppo di programmazione intenzionale e sistematica. Allora dicevo, se vogliamo noi perforare i contenuti, ecco, a darci dentro e così via, è chiaro che
bisogna no, assegnare più tempo che, no, quando, che non fare ripetere a memoria dei contenuti. E allora che cosa fare? Ecco, individuare i nuclei essenziali e rinunciabili di conoscenze e abilità e attorno a di conoscenze e attorno a queste costruire tutta la programmazione di una didattica per competenze. Per quanto riguarda la verifica e valutazione, vorrei sottolineare un aspetto fondamentale, no? E questa metodologia per competenze si verifica senz'altro il prodotto, cioè il risultato, ma soprattutto il processo. Per esempio, per quanto riguarda la realizzazione di attività di laboratorio, noi andiamo a verificare sia il prodotto, ma quale strategia di risoluzione ha utilizzato lo studente, come ha lavorato per raggiungerlo, come ha utilizzato gli strumenti di laboratorio, come ha partecipato nel gruppo di lavoro. Tutto ciò e altro definisce il processo, cioè le procedure, le strategie utilizzate per raggiungere determinato prodotto. E spesso il processo è molto più importante del prodotto. Problematiche varie, ecco, volevo dirvi comunque su tutta la questione di verifiche e valutazione, questi argomenti sono stati trattati ampiamente nella relazione tenuta la settimana scorsa da Piero Stroppa, no? Mio collega da tanti anni, di tanti libri, no? Di chimica, fisica e scienze della materia, e quindi io direi, vi consiglierei di andare, no? A guardare quegli aspetti da quanto ha detto Stroppa. Io vorrei sottolineare e concludo. Una sola questione, non si può pensare che non si abbiano degli oppositori a queste competenze, a questa didattica per competenze. Perché? Perché insomma la parte diciamo più conservatrice dei colleghi tenderà a perpetuare il proprio tipo di insegnamento, ma la maggior parte di difficoltà e di contestazione vi verrà probabilmente, vi arriverà dai genitori, perché come è tipico di ogni genitore, loro vorrebbero che i loro figli facessero un tipo di scuola più o meno simile a quella che hanno fatto loro, che hanno frequentato loro e così via. Quindi davanti a didattiche come queste, molto innovatrici, ma come avete visto, molto essenziale, insomma, se vogliamo, per una crescita dell'Italia. Ricordiamoci che queste direttive per didattiche, per competenze, è partita dall'Unione Europea, cioè a dire, deciso che tutti i paesi dell'Unione Europea devono impostare una questione, un tipo di didattica di questo tipo. Allora, comunque, è come affrontare i genitori, ecco. Dicendo, insomma, un po', ecco, sottolineando gli aspetti positivi che io oggi ho sottovalutato, spero di avervi convinto, perché forse, da quello che ho detto io, forse sono riuscito a convincervi sulla bontà, sull'efficacia di questo tipo di didattica, e se uno è convinto, se voi siete convinti, sicuramente convincerete i genitori, ma loro stessi comunque, ecco, state tranquilli, ma loro stessi vedranno che i risultati saranno migliori che non nel
nel passato e quindi gradiranno molto questo. Dopo c'è la questione di una burocrazia scolastica che ancora non è al passo con queste innovazioni, ma questo è tipico, insomma, e piano piano si raggiungerà il tutto. Ecco, io con questo avrei concluso queste slide. Ecco, ora passo a voi la parola, passo a voi la parola per domande, commenti e così via. No, spero di essere stato in qualche modo convincente. Grazie. Monica da Milano mi chiede: quali sono i confini territoriali di una cittadinanza? È una bellissima domanda. È una bellissima domanda. Perché è una bellissima domanda, perché tocca uno degli aspetti fondamentali. Che cosa si intende per cittadinanza? Vabbè, tutti sappiamo che siamo cittadini di un paese, di una città e così via. Però il concetto di cittadinanza si estende molto anche a una regione, a una nazione, all'Europa. Se non in maniera planetaria. Però, per quanto riguarda gli studenti, ecco, caliamoci sempre su una situazione prettamente didattica. Gli studenti devono partire per valorizzare questo tipo di didattica, devono partire dal reale, dal concreto, dalla loro vita, dalle loro esperienze e così via. Quindi facciamoli partire dalla loro realtà concreta, dando però questa visione generale. Direi con una frase quasi fatta, gli studenti devono pensare globalmente e agire localmente. E questo è fondamentale, ma però dopo pian piano crescere e allargarsi. Noi non possiamo, certi problemi non sono solo di un territorio ristretto, una località. Per esempio, se a Milano c'è l'inquinamento non è qualcosa che si possa risolvere solo a Milano. Bisogna coinvolgere anche i paesi dell'Interland di Milano, o addirittura bisogna coinvolgere tutta la Val Padana. Ecco, far capire comunque che questo senso che anche i problemi legati al singolo territorio vanno inseriti in un contesto più generale, se non in un contesto planetario. A questo proposito, consiglio a Monica e consiglio a tutti voi la lettura di un libro di Morin, La testa ben fatta, che tratta bene questo concetto di cittadinanza. Grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Abbiamo Antonietta da Roma che chiede: l'autovalutazione è un lavoro di un lavoro svolto può essere inserita tra le competenze? Altro che, insomma, certo può essere inserita tra le competenze perché c'è tanto processo. Poco fa abbiamo detto che noi in una didattica per competenze andiamo a verificare sì il prodotto, ma molto di più il processo. Qui c'è, nell'autovalutazione c'è un ripercorrere le strategie di risoluzione, le tecniche, le procedure utilizzate, il tipo di contenuti, scelte e così via. Quindi non c'è dubbio che l'autovalutazione è una competenza su cui vi consiglierei di insistere. Vediamo se arriva qualche altra domanda. Comunque, se non riuscirò a rispondere a tutte le domande, dopo risponderemo via email direttamente. Allora, vediamo un po'. Aldo da Palermo: quali contenuti chimici vanno considerati irrinunciabili in un biennio? Beh, insomma, e qui dobbiamo utilizzare un altro incontro per dare una risposta del genere, perché insomma ci vorrebbe almeno mezz'ora. Ecco. Mezz'ora, però cerco di essere sintetico e di dare una risposta. Io direi, senz'altro sono irrinunciabili tutti
quei saperi e saper fare che sottolineano la natura della chimica. La chimica è una scienza delle trasformazioni, per cui la reattività chimica deve assumere un ruolo centrale, quindi sapere irrinunciabile vanno in questo senso, quindi partire dalle sostanze pure, dalla trasformazione delle sostanze pure, dalla dinamica chimica, dall'acido e base, elettrochimica, diciamo questi sono i contenuti io che definirei irrinunciabili, irrinunciabili. Aggiungerei dopo, se c'è tempo, si può aggiungere qualche altra cosa, però attenzione, non dilatatevi tanto, dico ad Aldo, ma dico a tutti gli altri, non dilatatevi tanto sui contenuti, perché dobbiamo perforarli, se non li perforiamo non raggiungeremo assolutamente abilità e competenze adeguate, quindi non realizziamo completamente i nostri obiettivi di questa didattica. Vediamo se riesco a rispondere a qualche altra domanda. Ecco, abbiamo Margherita da Perugia. Ritiene necessario suddividere il voto in scritto, orale e pratico? Cioè, credo che la collega si riferisca al voto, no, finale di quadrimestre, di trimestre, quadrimestre, annuale, ma comunque anche per le voci di registro scritto, orale o pratico. Io direi decisamente di no, perché competenza per competenza dobbiamo andare a scegliere gli strumenti più adatti che servono per risolvere, arrivare ad una determinata competenza. Certe volte possono essere scritte, altre volte pratica, altre volte orale, o due, o un mix di questi strumenti, però alla fin fine, ecco, nella valutazione complessiva finale di un trimestre, quadrimestre di un anno scolastico, bisogna arrivare al voto unico. Vediamo se riesco a rispondere a un'altra domanda, perché il tempo è tiranno e quindi stiamo vedendo. Ecco, Nicola da Brindisi mi chiede come può essere valutata un'attività di laboratorio. Beh, un po' l'ho accennato, durante questa relazione l'ho accennato, senz'altro, insomma, il risultato benissimo, il risultato benissimo è una delle cose da prendere come riferimento, però attenzione, sempre stiamo attenti al processo. Il processo è più importante, diciamo, fa crescere di più, è più educativo anche del risultato. Insomma, nella valutazione possono entrare le osservazioni da parte dell'insegnante tramite griglie di valutazione del lavoro svolto, cioè come lo studente si muove nel gruppo di lavoro, cosa fa, cosa non fa, come lavora, come non lavora, come partecipa sia all'elaborazione pratica che sia all'elaborazione pratica che dopo scritta oppure orale. Ecco, quindi andare a seguire tutti questi aspetti sembrano complessi, ma di volta in volta, prendendo in considerazione alcuni studenti, si può realizzare, e dopo per alcune attività sperimentali, per esempio anche la relazione di laboratorio, no? Ecco, la relazione di laboratorio perché fa migliorare, tra l'altro, in cui si riesce a vedere qual è l'elaborazione effettuata dallo studente. E nello stesso tempo si nota come sa comunicare per iscritto quanto ha fatto. E io direi a questo punto che possiamo chiudere questa conversazione, per me piacevole, ma spero che sia stata piacevole anche per voi. Ecco, vi ricordo che comunque ci sono altri incontri in programma sempre da parte
di Mondadori Education e sono sulla didattica CLIL. La prossima sarà tenuta il mercoledì 23 marzo. Ecco, fate un sacrificio anche se è mercoledì santo e cercate di seguirla. E l'altra ancora è mercoledì 6 aprile. No, il mercoledì 6 aprile. Ecco, e questo dopo gli indirizzi a cui potete fare riferimento sia per domande sia per vedere i vari video che abbiamo realizzato, no? A questo punto io vi ringrazio tanto per l'attenzione che mi avete riservata e vi faccio tanti auguri per il vostro lavoro. Grazie ancora.